Signore e signore, buonasera. Benvenuti a questo importante evento organizzato dalla nostra Cassa di Risparmio. Un'altra sparkasse ha organizzato qualcosa di importante. Wir glauben, dass Herr Professor Cottarelli wird etwas besonders interessantes für uns alle sein Siamo convinti che in alcuni momenti fare quello che una banca può fare per diffondere cultura economica, avvicinamento di tematiche da detti lavori tramite la presenza di un rinomato professore universitario e economista di rinnovata fama, possa rappresentare un contributo che si può dare alla cittadinanza in termini di aiutare a comprendere meglio anche le cose difficili. La nostra banca svolge un importante ruolo sul territorio, come voi sapete, abbiamo questa sera come ospiti, sia clienti della banca, sia persone che hanno accettato l'invito di aderire. È stata un grande successo che ci ha obbligati anche a cambiare location a un certo punto, perché inizialmente questa manifestazione si sarebbe dovuta svolgere all'interno della Sparkasse Academy. Dopo che abbiamo esaurito i posti, abbiamo chiesto gentilmente all'università la disponibilità a metterci a disposizione quello che sembrava un ambiente ovviamente ancora più consono per poter ospitare questa serata. Prima di eh, partire mi permetto di far vedere, per non fare ulteriormente discorsi che ruberebbero tempo a quello che può essere la parte più interessante, un piccolo contributo video che vuole semplicemente ricordare che cos'è oggi la nostra banca. Chiedo alla regia gentilmente di far partire il filmato. Questa è Sparcasse, questa è la Cassa di Risparmio di Bolzano. Vi ho il dovere di portare anche i saluti del nostro presidente, l'avvocato Gerhard Brandstetter, che purtroppo per impegni istituzionali fuori città non, è, non gli è stato possibile essere presente per rivolgere personalmente anche il suo saluto. E a questo punto ringrazio, vedo anche eh, ulteriori autorità a accomodarsi in sala. Prima di far partire la serata, eh, oltre a. Con, eh, confermare il ringraziamento per l'università, chiedo alla Presidente la Dottoressa Tappainer di fare un saluto come padrone di casa. Grazie Dottoressa. Grazie. Gentile autorità a tutte, carissimo professor Carlo Cottarelli, gentile do, eh, Dottor eh, Direttore Generale Nicola Calabro, eccellenza. Gentili Signore, eh, Signore, Signori, Gentili Membri della Comunità Universitaria, Magnifico Rettore, Amplissimi Presidi e Vicepresidi, sehr geehrter Herr Direktor der Freien Universität Bozen. Äh, es freut mich sehr, dass wir heute dieses großartige Event hier bei uns beherbergen dürfen und ich bedanke mich in diesem Sinne auch bei der Sparkasse. La Libera Università di Bolzano si colloca tra due mondi e in quanto tale funge da ponte accademico, culturale e sociale tra il mondo italiano e quello tedesco. Siamo anche in un territorio eh, dove eh, c'è questo ponte tra il mondo italiano e, que e quello tedesco. I nostri corsi di studio sono rigorosamente trilingue. Studenti che arrivano dalle regioni italiane devono studiare il tedesco e studenti che arrivano dal mondo germanofono devono adoperare la lingua italiana. Tale ponte culturale ed accademico si rispecchia anche in una discussione economica che si prolunga da anni: tra un approccio keynesiano della spesa degli investimenti pubblici al fine di lanciare il benessere e l'economia di un paese. E invece un approccio del risparmio rigoroso, dell'abbattimento dei debiti pubblici e del mantenimento della eh, cosiddetta schwarze Null, eh, che segue con decisione il mondo politico tedesco. Poter salutare il professore Cottarelli, esperto massimo nelle questioni del risparmio pubblico e del comportamento culturale delle varie identità europee. Ci rende particolarmente onorati, soprattutto in un'università che vive quotidianamente di questa dialettica tra approcci del mondo culturale tedesco, italiano e anche anglosassone. Ascolteremo perciò con molta attenzione la sua esposizione e la ringraziamo della sua presenza. Bene, grazie. apriamo la serata dando la parola al direttore dell'Alto Adige Alberto Faustini. Un'ultima indicazione di servizio: al termine di questo dibattito, abbiamo previsto al primo piano un buffet per fare un brindisi insieme. Grazie e buona serata. Grazie, grazie dottor Calabro, grazie presidente dell'Università. Stavo pensando che il buffet hanno dovuto cambiarlo probabilmente 5 o 6 volte, è considerato che continuavate a crescere come adesioni, per cui i, quelli del catering stanno ancora festeggiando. Fatta questa premessa, eh, però il termine festeggiando non è di poco conto per me, perché rappresenta una categoria che solo una volta si è ritrovata d'accordo in un grande applauso, ed è stata quando. Un certo professor Cottarelli usciva da Palazzo Chigi, voi ricorderete quei giorni, quei quattro giorni in cui è stato presidente del Consiglio incaricato, definiamolo così perché poi c'è la questione se accettare come riserva, se, ci sono molte formule nel nostro paese. Ebbene, la sala stampa del, che era il Quirinale in quel momento, per la prima volta se ne uscì con un fragoroso applauso, insomma, dimostrazione della grande stima che. Di cui gode il professor Cottarelli anche all'interno di una categoria complicata come la mia. Eh, lo chiamavano a scuola cotta, lo dico perché adesso i critici, quando vogliono critici, criticarlo, lo chiamano cotta, pensando di ferirlo, In realtà eh, non fanno che ricordargli qualcosa di positivo dei tempi della scuola. È stato tante cose, è stato. E al servizio studi che è uno dei polmoni più importanti della Banca d'Italia, è stato a lungo nel Fondo, Monetario Italiano, nel Fondo Monetario Internazionale in due momenti della vita, è stato per noi soprattutto, lo ricorderete, Mr. Spending Review, quando per la prima volta si è iniziato a parlare di Spending Review nel Paese, questo concetto si è subito associato alla figura del dottor Carlo Cottarelli. È stato anche e lo è ancora insegnante alla Bocconi, si occupa, va detto anche molto interessante perché dirige l'osservatorio sui conti pubblici della Cattolica eh, sempre di Milano, per cui, come dire, continua a occuparsi di come spendiamo, di quanto spendiamo. Eh, è ovvio che potremmo fermarci, penso, una settimana ad ascoltare il professor Cottarelli sui temi dell'Europa e del mondo. Eh, uno degli approcci molto belli che lo contraddistinguono, però, è sempre quello dei numeri, cioè della precisione per cui ci racconta come vanno le cose e dall'altra però ci dà anche delle possibili soluzioni per cui da questo punto di vista un po' Presidente del Consiglio lo è rimasto nel senso che ha qualche soluzione che propone eh, parto però da, da una cosa diversa perché il suo ultimo libro che tra l'altro si intitola curiosamente eh, Pachidermi e Pappagalli che ci racconta delle fake news, ci racconta di come siamo fortemente influenzati da questo fra l'altro ci dice che Pagnoncelli, lo sapete, l'esperto di sondaggi, dice che siamo il paese che in assoluto no, vive una dicotomia più grande tra percezione e realtà, per cui noi percepiamo tutte le cose, incluse le fake news, in modo molto più forte. Però la cosa che mi ha incuriosito e dalla quale vorrei partire è che lei dediche il libro a Pinocchio, dicendo almeno lui è di legno, perché bisogna diffidare di tutti i pinocchi in carne ed ossa. Buonasera, molto contento di essere qui con voi. Sì, ho scritto questa cosa dedicandola a Pinocchio perché lui era fatto di legno, perché, vabbè, la battuta che faccio è che ci sono tante facce di bronzo in giro, per cui <ride> almeno questo era fatto di legno. No, L'idea era di scrivere un libro sulle... Non mi piace usare il termine fake news, preferisco quelle... usare il termine bufale. Uh, è un libro sulle bufale perché... In Italia negli ultimi dieci anni ne sono circolate tante di bufale, cioè di storie che non sono vere, ma che vengono passate per vere e purtroppo a cui la gente, cui la gente crede. Perché ce ne sono, ne sono circolate tante e perché noi forse siamo il paese in cui la realtà è così diversa dalla percezione, come dice Nando Pagnoncelli? Una prima spiegazione è che noi siamo molto... Utilizzatori dei social e della rete più di altri paesi, c'è addirittura il quarto per presenza sui social, e comunque e, ce la giochiamo col mondo in quanto se. a credulità, chiamiamolo. E il uh, Purtroppo, noi abbiamo questa abitudine di credere da quello che viene fuori dallo schermo, da uno schermo può essere televisivo, può essere dallo schermo del computer, eh, ma l'ho sentito in televisione, eh, ma l'ho letto su internet, su Google. Purtroppo uh, questi strumenti, delle volte anche la televisione, anzi nei talk show televisivi questo spesso avviene, e sono strumenti di diffusione di informazioni che, che non sono del tutto corrette o talvolta sono completamente sbagliate. Questo è stato un primo motivo, ma forse per la diffusione delle bufale, ma forse il motivo fondamentale è stato che negli ultimi vent'anni l'economia italiana non è andata molto bene, anzi è andata piuttosto male. Eh, noi adesso abbiamo lo stesso reddito pro capite che avevamo vent'anni fa in termini di potere d'acquisto quando dico noi intendo dire il reddito medio di un italiano è quello di vent'anni fa non c'era mai stata nella storia d'Italia un ventennio senza, senza crescita senza che la nuova generazione stesse meglio della precedente allora in una situazione in cui le cose vanno male credo si diventi un po' più creduloni, eh, si cercano delle, delle spiegazioni che magari non sono quelle vere ma sono più comode. E quali sono le spiegazioni? Beh, non è colpa nostra se non siamo andati male, è colpa, non lo so, a turno della Germania, della Commissione Europea, dei poteri forti, dei tecnici, <ride> di Soros. Ora, è chiaro che eh, nel mondo moderno globalizzato tutti hanno colpe, devo dire. Spesso si risente degli errori fatti dagli altri. Poi magari possiamo dare qualche esempio concreto. Però io credo che il motivo fondamentale per cui l'economia italiana non sia andata bene negli ultimi decenni è relativo a, a problemi dell'economia italiana, a problemi nostri. Mentre invece è più facile eh, credere che la colpa la colpa sia di qualcun altro perché la verità ci fa male. Infatti io all'inizio all'introduzione del libro io ho citato, ho fatto una dotta citazione di Caterina Caselli, esatto. la, la verità mi fa male, lo so, la verità mi fa male. Lo sai e quindi nessuno mi può giudicare. Ci sono diverse citazioni di questo tipo, anche accanto a quelle importanti, eh? c'è Svalutation di Celentano. Io faccio l'economista Rino, Rino, Rino Gaetano con Gianna Gianna Gianna, che aveva già il problema dei debiti, no? anche Gianna aveva il problema de, di de come funzionavano i conti. No, sfattiamo, visto che parliamo di economia mondiale ed europea, sfattiamo alcuni miti. Eh, L'euro, uno dei capitoli per esempio ultimo libro, ma è anche uno dei temi sui quali spesso la interrogano. No? Il grande classico è. Mille lire un euro, no? ah, ci cioè sì. hanno cambiato le mille lire un euro anziché le famose quasi duemila lire, e tutta l'economia, tutti i prezzi sono aumentati. Lei fa anche una serie di esempi, alcuni dotti, poi cita Topolino e dice: Ma no, se mi accusate, io leggo anche Texm, per dirci come aumentano in percentuale davvero anche le riviste. Per fare una battuta, insomma, ma come è cambiata l'economia con l'euro nel nostro paese. Allora, eh, è vero, spesso nelle bufale c'è un elemento di verità. Infatti io in ogni capitolo, concludo ogni capitolo in un, con una sezione che dice cosa c'è di vero. Perché e qualcosa c'è sempre. Tra... Qualcosa c'è sempre. Allora, nel caso dell'euro, che cosa è vero? È vero che noi ci siamo adattati male all'euro. Non è che dovesse finire così. Io spesso faccio l'esempio della, della bicicletta. Uno cammina per strada. E gli dicono: Vuoi la bicicletta? Andai più veloce con la bicicletta, stai meglio. Ah, che bella bicicletta, me la prendo. Prendi la bicicletta e te la metti in spalle. Per vent'anni cammini con la bicicletta in spalle e poi concludi che stavi meglio senza la bicicletta. Ecco, questo più o meno è successo con l'euro. Abbiamo preso l'euro, eravamo entusiasti dell'euro, però non ci siamo resi conto che bisognava vivere nell'euro facendo cose un po' diverse da quelle che facevamo prima. E invece per parecchio tempo, per una decina d'anni, dal 99 al 2009, noi abbiamo continuato a fare una cosa che facevamo prima. E la cosa che abbiamo continuato a fare è di mantenere un tasso di inflazione, cioè un aumento dei prezzi ogni anno dei prezzi dei costi di produzione più alto della Germania. Questo si poteva fare quando ogni tanto la lira poteva svalutarsi rispetto al marco tedesco. Quando svaluti, recuperi la capacità di, di esportare. I tuoi costi sono andati su, ma poi svaluti riesci a esportare lo stesso. Quando tu sei, condividi la stessa moneta con la Germania, questo giochetto non lo puoi più fare. E allora tu dovevi fare in modo con politiche adeguate, di fare in modo che i prezzi aumentassero non più, non molto più i prezzi e i costi di produzione non aumentassero molto più di quanto avveniva in Germania. Invece non l'abbiamo fatto, anzi abbiamo fatto delle politiche entrate nell'euro molto espansive, cioè si buttava benzina sul fuoco, in particolare lo Stato italiano ha ricominciato a spendere alla grande. Negli anni 90, siccome bisognava entrare nell'euro, lo Stato italiano ha messo a posto i propri conti pubblici, ha contenuto la spesa. Fra l'altro, abbiamo continuato a crescere negli anni '90, che vi dice che si può avere i conti pubblici a posto e crescere. Entrati nell'euro, abbiamo ricominciato a spendere alla grande, e questo ha messo, buttato benzina sul fuoco dell'inflazione. I prezzi sono aumentati, i costi sono aumentati, le nostre imprese non riuscivano a esportare. Tra il 99 e il 2009, le nostre esportazioni non sono aumentate, o sono aumentate di pochissimo. In Germania sono aumentate di quasi il 70%. E allora è stato lì che abbiamo cominciato ad avere difficoltà a crescere perché le esportazioni sono un motore fondamentale della crescita. Non doveva finire così, non era necessario che facessimo politiche che portavano a mantenere un'inflazione troppo elevata, però l'abbiamo fatto. Allora qual è la versione... Di bufala, ci sono diverse bufale in questa, in, questa, in questa. è la narrativa di quello che è successo. Uno può avere una narrativa che è piena di bufale, che vi dice, per esempio, che era inevitabile che noi entrati nell'euro continuassimo a avere più inflazione che in Germania: non era inevitabile, abbiamo sbagliato le politiche. Poi la versione diciamo, più, più naif, quella a cui tutti credono, tutti, anche immagino moltissimi di voi. Cioè tutti salvo lei in sostanza. Cioè, io e qualche stretto parente. <ride> <ride> Forse neanche quello. Non è vero che i prezzi sono raddoppiati quando siamo entrati nell'euro, però è vero che, come ho detto, l'inflazione è stata più alta che in altri paesi. Poi questo è stato percepito, il prezzo del caffè che era mille lire è diventato un euro, il mio stipendio invece è stato cambiato a un tasso di... 2000 lire per euro quindi per me il prezzo del caffè si è raddoppiato Ora, non è successo questo le statistiche lo dicono chiaramente poi lo dice appunto anche il prezzo di topolino che sono andato quanto costava un topolino anche il cornetto agita eh, ci cioè sono andato e a vedere tutte anche, le cose fondamentali anche per la nostra vita anche il cornetto agita sono andato a vedere quanto costava e lì i prezzi sono aumentati di poco in media nel 2002, quando sono arrivate le banconote, i prezzi sono aumentati del 2,5%. Questo lo dice l'Istat, che osserva centinaia di prezzi in migliaia di punti di osservazione in Italia. Però questa è una cosa su cui appunto convincervi è impossibile. Potrei andare avanti dieci minuti e poi uscire da questa stanza convinti che comunque i prezzi sono raddoppiati. Però allora posso, Cottarelli, uscire dall'euro, come qualcuno ogni tanto si sogna di dire? C'è una verità anche in questa possibile uscita? Beh, insomma, io credo che sarebbe sbagliato, uh, credo che sarebbe costoso. Ci sono paesi che, ess avendo, essendo entrati in un accordo di cambio, come eh, la, qui si condivide la stessa moneta con la Germania e gli altri paesi, il che vuol dire non si può più svalutare. È successo in tanti paesi del mondo che avendo provato a fare questa cosa poi sono dovuti uscire perché non ci stavano più dentro. Io credo che eh, questa cosa uscire sarebbe impossibile, non impossibile, molto difficile, secondo alcuni impossibile, per un insieme di motivi soprattutto legati al cosiddetto sistema dei pagamenti. Cioè, quando voi fate, staccate un assegno, fate un bonifico, trasferite soldi da un conto all'altro o da una banca all'altro, state utilizzando un sistema di pagamenti che è scritto per funzionare eh, in euro. E gli esperti di sistemi di pagamento dicono che per riscrivere il sistema e farlo funzionare anche, per esempio, in nuove lire, ci vogliono 12 mesi per preparare un sistema che funzioni in parallelo, perché tante operazioni continuerebbero a essere fatte in euro. E allora che si fa? Fra 12 mesi si annuncia che si uscirà dall'euro. Immaginate cosa succede. Si fanno le preparazioni in segreto, come diceva, come qualcuno ha suggerito in passato, ma non è possibile riscrivere un sistema dei pagamenti in segreto, perché appunto un sistema dei pagamenti comporta relazioni elettroniche tra banche centrali di diversi paesi, banche commerciali di diversi paesi, la Banca Centrale Europea, non lo si può riscrivere in segreto. E alcun, molti pensano che uscire dall'euro sia per questo impossibile. Molti dicono che la Grecia non è uscita dall'euro proprio per questo motivo, perché Tsipras si è reso conto che non era possibile uscire per un problema di sistemi di pagamento. Magari un qualche, una qualche soluzione si trova. Comunque, uscire dall'euro è molto costoso. Ma il punto fondamentale è che io credo che si possa riprendere a crescere rapidamente restando nell'euro facendo le cose giuste. Facendo le cose tipo, che... tipo, tipo. Allora, qual è il problema fondamentale? dell'economia italiana adesso che si fanno pochi investimenti, cioè gli investimenti pubblici sappiamo sono bassi eccetera, ma in un'economia come la nostra che è un'economia di mercato la crescita la fanno fondamentalmente gli imprenditori che investono, assumono persone, hanno nuove idee e crescono, nuove imprese ma anche imprese esistenti che, che, che investono, fanno crescere la propria impresa. Allora i nostri investimenti sono molto bassi ormai non abbiamo più recuperato i livelli di, di 10-15 anni fa e, e senza investimenti non si cresce. Allora è spontaneo chiedersi ma perché ci sono pochi investimenti privati in Italia? Andiamo a chiederlo agli imprenditori. E che cosa ci dicono gli imprenditori? I sondaggi degli imprenditori da anni ci dicono che ci sono tre principali deterrenti all'investimento in Italia. Il primo è il livello della tassazione, il secondo è la burocrazia, il terzo è la lentezza della giustizia. Uno dice, beh ma cosa c'entra la lentezza della giustizia con l'economia? C'entra tantissimo. Se voi avete un contratto, siete un imprenditore, avete un contratto e la controparte non si comporta bene e voi andate dal giudice e sapete che ci vogliono in media. Otto anni in Italia perché un processo civile sia concluso, in media, se si va in Corte di Cassazione, sono otto anni. E allora voi che contratto avete in mano? Qual è la certezza del diritto? Le imprese sono basate sui contratti. Un contratto che verrà forse risolto fra otto anni, ma magari ce ne vogliono 16, magari 20, e non è un contratto che vi dà nessuna certezza. Allora magari la prossima volta venite andate a investire in qualche altra parte d'Italia. Eh, la, burocrazia. la burocrazia è un peso enorme per le imprese italiane, anche per i cittadini i comuni, lo sappiamo tutti. Poi dipende dalle diverse parti d'Italia. Ci sono parti d'Italia in, in cui l'amministrazione la pub pubblica è più efficiente e altre in cui è meno efficiente. Il sud dell'Italia tutti gli indicatori oppure ci dicono che l'amministrazione pubblica è più lenta. La burocrazia non vuol dire numero di dipendenti pubblici, non è di questo che sto parlando. Sto parlando del numero di leggi, numero di regolamenti, tempi di attesa. In Italia poi si esagera delle volte, si dice in Italia ci sono 150.000 leggi. No, questo non è vero. Ci sono circa 10.000 leggi in vigore. In Francia ce ne sono 10.000, però pure però loro non hanno 27.000 leggi regionali come abbiamo noi. In, nel Regno Unito ci sono circa 3.000 leggi. Allora, tutte queste cose, le nostre leggi, fra l'altro, adesso il Parlamento europeo e il Parlamento italiano ne sta producendo un po' meno, però sono diventate più lunghe. Questo, il numero di norme continua a crescere. Le piccole e medie imprese ogni anno spendono tra i 30 e i 35 miliardi a compilare moduli. È come un'altra tassa, la tassa sui profitti delle, delle società è di circa 30-35 miliardi questa è come un'altra tassa ha la dimensione di una tassa il costo di riempire i moduli e questo soltanto per le piccole e medie imprese siamo al 51esimo posto nel mondo come classifica questa è una classifica della banca mondiale la classifica del fare attività di impresa la classifica del doing business siamo al 51esimo posto nel al 51esimo posto del mondo ci sono 50 paesi dove è più facile fare attività di impresa che in Italia e allora le imprese non vengono a investire in Italia e la tassazione la tassazione l'hanno lasciata per ultimo ma in realtà viene citata al primo posto tra i disincentivi all'investimento in Italia e tutti siamo d'accordo che se guardiamo per esempio alla pressione la pressione fiscale è il rapporto tra tasse e contributi pagati da tutti gli italiani e il PIL cioè il reddito di tutti gli italiani siamo intorno al 42%. La media europea, se guardiamo la media semplice dei vari paesi europei, siamo 4-5 punti percentuali al di sopra della media. Certo c'è qualcuno che tassa anche di più. In, in Francia la tassazione è più elevata però la maggior parte, la stragrande maggioranza dei paesi europei ha una pressione fiscale più bassa della nostra. E lo stesso vale, vale su quello che è uno degli argomenti del giorno, il cuneo fiscale. Il, fatto, il cuneo fiscale è la tassazione. Ne parlava anche ieri sera la, di martedì. No? Certo, la tassazione del lavoro, il cuneo fiscale. E anche lì siamo sui livelli principali, a seconda delle tipologie di dipendente, eh, a seconda che tu hai figli e non hai figli. Siamo normalmente ai primissimi posti, a seconda del livello del reddito. Siamo tra i primissimi, primo, secondo, terzo posto. e Quindi eh, il lavoro in Italia è più tassato che all'estero. Siamo per questo meno competitivi, perché le tassazioni, tasse sono un elemento di costo. Soprattutto se con quelle tasse dai dei servizi pubblici che non sono particolarmente buoni. E di nuovo, anche qui bisogna guardare diverse parti d'Italia. Allora, è necessario ridurre le tasse? Secondo me. E tutti sono bravi a dire questo, però c'è una cosa più complicata che io dico. Per finanziare le tasse bisogna trovare delle fonti di finanziamento, perché se io taglio le tasse senza occuparmi di tagliare la spesa, eh, a questo punto i miei conti, il, il buco nei conti pubblici diventa più grosso devi indebitare ulteriormente, le tue entrate si riducono, ti indebiti ulteriormente e noi siamo un paese che è già abbastanza indebitato, purtroppo questa, questa, questo indebitamento l'abbiamo ereditato dalla prima Repubblica, già nel 1994 il rapporto tra debito pubblico e PIL era del 120%, adesso siamo al 135%, il grosso del debito l'abbiamo fatto nella Prima Repubblica. Apro una piccola parentesi perché questa è un po' cari abbastanza carina. Quando io ho raccontato questa io questa storia qui spesso la racconto e dico il debito pubblico l'ha creato la Prima Repubblica. E, e ha ragione quindi che Cozzalone che canta la canzone la Prima Repubblica non si scorda mai, non lo so se l'avete sentito. Un mesetto fa io ho ha fatto una presentazione del mio libro vicino a Bari in una scuola e racconto questo che Cozzalone, la prima repubblica, non si scorda mai, quello che presentava la serata e diceva ma dottor Cotrelli ma lei lo sa che qui siamo nel paese di Checco Zalone e abbiamo tra il pubblico la mamma di Checco Zalone. <ride> È stato il mio momento del, del 2019. <ride> Comunque, fatto sta che per ridurre le tasse bisogna ridurre, eh, contenere la crescita della spesa, risparmiare sulla spesa. E questo si può fare, però ci vuole uno sforzo in cui ci si rende conto che ognuno di noi deve sacrificare qualcosa perché, perché è nel bene del Paese che si riduca la spesa che non è prioritaria. E sì, invece, con questa si finanzia un abbassamento delle tasse che aumenterebbe la nostra competitività. Su Zalone le vendo una battuta. Una volta presentavo un illustre economista e ci dissero gli organizzatori avete massimo un'ora perché poi c'è il gabibbo. E loro, per loro l'evento clou era il gabibbo che arrivava in quella piazza. Professore... Qui dietro c'è il suo famoso zainetto, no? noi la vediamo girare con lo zainetto. In quei quattro giorni eh, aveva preparato un programma, ce l'ha ancora dentro? No? perché io sarei curioso di aprire lo zainetto e vedere se c'è dentro qualche paginetta su come rilanciare il paese. No, dunque, il, il, chiariamo la cosa, io ero stato creato, ero stato chiamato per. Però anche creato non era male, eh? stava Benino, <ride> no. è stato creato da Mattarella perché non serviva, <ride> Questa bella, me la devo rigiocare. Questa. <ride> se allora, vuole, facciamo la compagnia di giro. Sono, sono stato chiamato da Mattarella per guidare un governo tecnico che sarebbe durato due o tre mesi. Ma dicono tutti così mesi. nel no, nostro beh, paese. Beh, me l'hanno eh. detto, però lì, sinceramente, c'era l'obiettivo di portare il paese a nuove elezioni e si sapeva che non avrei avuto una maggioranza parlamentare, che avrei non avrei avuto la fiducia e quindi sarei rimasto in carico per gestire l'ordinaria amministrazione con l'ordinaria amministrazione non si, fanno, non si fanno riforme però se la domanda è ma se avessi fossi stato a capo di un governo con non si dice con i pieni poteri perché questo l'ha già detto qualcuno sì, no, ma, sì, sì, esatto. ma con una maggioranza parlamentare e con la fiducia eh, a questo punto le priorità sono quelle di cui ho parlato prima eh, ridurre sì, la ma tassazione la domanda è lei cosa avrebbe fatto cioè nel, perché poi alla fine c'è il paese no? in tanti siamo in piedi con la bicicletta no, su in Spa, quelle, no? il, la, prior, la priorità per un governo, qualunque governo secondo me di ogni colore in Italia è ridurre la burocrazia è una cosa che dovrebbe essere al di là delle scelte politiche, sei di destra, di sinistra di centro, ridurre la burocrazia è una cosa fondamentale e, e e non si dica che non si può fare, perché il problema è che non si è fatto per un insieme di motivi. Prima di tutto, lì purtroppo è una cosa piuttosto: il, la riduzione della burocrazia c'è cioè nei programmi di tutti i partiti politici, ma sta normalmente a pagina 57, 58, 826. Non è mai la priorità. E perché non è mai la priorità? Purtroppo temo sia perché non si vincono le elezioni promettendo una riduzione della burocrazia. Se io vi dico se mi eleggete vi riduco la burocrazia, in tre anni staremo tutti meglio, il mondo sarà tutto più semplice, eccetera, vi allora, dite beh, più si, beh, va bene, è una cosa buona e giusta da fare. Ma se io vi dico se mi votate vi mando in pensione tre anni prima, è una cosa molto più complessa. Certo Se io vi dico certo io vi do questi soldi e vi do i soldi anche, state a casa, prendete i soldi senza lavorare, alias reddito di cittadinanza, voi mi votate. Allora questo è il problema, io credo che il problema purtroppo, e sto dicendo una cosa che e non è certo molto popolare, ma tanto io non sono un politico, ve la dico io stessa, la colpa è vostra. <ride> Nel senso che l'opinione pubblica italiana alla fine finisce per... E leggere politici che promettono cose e sarà colpa delle bufale, sarà per qualcos'altro e noi ci finiamo per crederci. Allora per questo bisogna cercare di influire sull'opinione pubblica e per questo che appunto di mestiere faccio il predicatore ormai. Un ogni riferimento a fatti o personaggi reali è puramente casuale, e, e le devo però chiedere una cosa, lei dimentichi per un attimo chi l'ha invitata qui, una delle bufale che tornano è quella è colpa delle banche. C'è l'Europa delle banche, la colpa delle banche. Su questo cosa allora, dice? E di nuovo anche qui, ricordandosi ovviamente chi c'è in sala. <ride> no, anche qui c'è un elemento di vero, nel senso se guardiamo al mondo nel suo complesso, ma non c'è dubbio che negli ultimi decenni il sistema finanziario è cresciuto troppo. Sono, e, e è diventato in parte anche un sistema complesso molto difficile da, da sorvegliare con operazioni rischiosi, cioè noi abbiamo avuto eh, poco più di dieci anni fa la crisi economica globale del 2008 e del 2009 che ci ha rivelato che le banche il sistema finanziario internazionale stava facendo delle operazioni estremamente rischiose e se, va, se un sistema finanziario va bene, questo aiuta a crescere l'economia. Se un sistema finanziario comincia a fare cose troppo rischiose, questo fa molto male all'economia. Nel 2008 e nel 2009 siamo arrivati vicini, vicinissimi alla fusione diciamo, del, dell'economia mondiale, poi è stata evitata perché fortunatamente le politiche economiche in quell'equazione sono state utilizzate nel modo appropriato, tassi di interesse molto bassi, aumenti della spesa pubblica. Direte, ma Cottarelli dice che bisognava aumentare la spesa pubblica. Sì, in quel momento era appropriato per tutti i paesi, quasi tutti i paesi del mondo, aumentare la spesa pubblica per sostenere l'economia. Con questo si è evitato, ma per un pelo, una crisi tipo quella degli anni 30, che invece è proseguita anche con conseguenze politiche enormi, è proseguita per diversi, per diversi anni. Quindi le banche hanno, hanno un grande potere ma possono causare molto bene all'economia ma anche molti danni. Nel caso specifico, adesso arriviamo al caso italiano, ci sono dette effettivamente però un mucchio di bufale riguardo alle banche, alle banche italiane. Forse quella più grossa è che ripetuta da politici, da giornalisti, io cito nel libro Marco Travaglio ma non è certo stato l'unico. Ehm, lo Stato italiano ha regalato 60 miliardi ai banchieri e adesso non ci sono i soldi per, fare, per pagare per esempio il reddito di cittadinanza. Questo l'ha detto Di Battista anche in Parlamento. Allora, 60 miliardi sono una bufala. In che senso? Lo Stato italiano non ha mai speso 60 miliardi per sostenere il sistema bancario. Ha speso circa 20 miliardi per essenzialmente due operazioni il salvataggio del Monte dei Paschi e il salvataggio delle due Venete. Tutti gli altri soldi messi nel sistema bancario per coprire le perdite sono venuti dallo stesso sistema bancario e purtroppo anche dai costi che sono stati sopportati da alcuni risparmiatori. C'è stato un costo per... Quei soldi che sono stati messi nelle banche, 20 miliardi, dice beh, non è tanto, se non sono 60, comunque anche 20 miliardi è tanto. Dove sono andati? Perché quello che si è voluto far credere è che quei 20 miliardi se li sono messi in tasca gli amministratori delle banche, i ricchi banchieri. No, quei soldi sono stati messi per evitare che le banche chiudessero perché, se chiudevano, ci sarebbero state perdite ancora più grandi per i piccoli risparmiatori. Quindi se si, e se si voleva evitare che i piccoli risparmiatori avessero ogni perdita, allora bisognava mettere ancora più soldi nelle banche. Questa è, è la realtà. Ora, si è voluto invece far passare una storia diversa, perché ovviamente se la dai contro la banca, se, se vai contro la banca, allora ti puoi presentare come il protettore dei, 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 dei risparmiatori che hanno perso perché lo Stato ha regalato i soldi ai banchieri. Purtroppo, non no, purtroppo, fortunatamente, non c'è stato nessun regalo fatto ai banchieri e, purtroppo, ci sono comunque state delle perdite per alcuni risparmiatori perché eh, si voleva evitare che, eh, di mettere ancora più soldi nelle banche. Perché, purtroppo, lo Stato italiano, essendo molto indebitato, ha potuto mettere nel sistema bancario molto meno di quello che hanno messo altri paesi. La, noi. 20 miliardi sono l'1% del PIL, cioè del prodotto interno lordo, cioè del reddito degli italiani. La Germania ci ha messo il 10%. Perché? E quando hai un debito basso ti puoi permettere anche in momenti di crisi di spendere un po' di più. Da qui un altro tema di cui parlo spesso, quello del debito pubblico. Avere un debito pubblico alto in situazioni normali vuol dire che quando sei in difficoltà non puoi spendere. Tra l'altro, lei cioè, ci tiene anche a precisare cos'è il deficit, cos'è il debito pubblico, perché si fa anche una discreta confusione no, nel nostro paese, anche sui termini. Sì, insomma, qui quella confusione la fanno tutti. Il, quanti di voi sanno la differenza tra deficit pubblico e debito pubblico? Non lo so, però fatto sta che se non lo sapete non dovete vergognarvi, perché insomma. Anche i politici, siete, in buona compagnia. siete in buona compagnia, anche i politici. Adesso io faccio spesso questa battuta: l'ho fatto anche nella, nella presentazione precedente. Non è una battuta, è un fatto vero. Nel, qualche anno fa, una trasmissione televisiva tipo Le Iene ha cominciato a intervistare i parlamentari che uscivano dal Parlamento, chiedendo loro: Onorevole, qual è la differenza tra deficit pubblico e debito pubblico? Questo era in un periodo in cui si discuteva la legge di bilancio qualcuno scappava vergognandosi. Ora voi sapete il deficit pubblico. Deficit che cos'è? Il deficit è la differenza tra le entrate, tra le spesa dello Stato e le entrate. Le spese dello Stato e le entrate dello Stato. Tu, lo Stato spende 100, ha entrate di 95, la differenza è il deficit. Deficit è una parola latina che, dica, che dice manca qualcosa. Deficit. Allora esce questo dal Parlamento. E dice onorevole qual è la differenza tra deficit e debito? E lui fa, ma lo sappiamo tutti, sono la stessa cosa. Soltanto che a noi piace usare la parola inglese deficit perché così ci piace usare. E adesso è ministro, no? Glielo chiedo perché c'è sempre il rischio che... Eh, si dice il peccato ma non il peccatore. <ride> Sarebbe interessante. Un'altra cosa, visto che siamo tutti giovani qua, per un altro grande classico e pagano sempre i pensionati. Allora, su questo volevo farle dire qualcosa, no? visto che è una delle bufale che le sono care. Nel sì. Tempo. Allora, questo è molto delicato parlare di questo, perché normalmente dove vado a parlare la maggioranza delle persone sono pensionati. Quindi. Per cui diciamo che prima ha beccato 100 voti, e adesso rischia di perderne 150. Chiarissimo. Allora il. Uh, le, le statistiche sono molto chiare su questo è sempre esclusi i presenti, es 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 presenti. Eh, se guardiamo all'andamento delle pensioni pro capite le pensioni non sono alte lo sappiamo benissimo ma non sono alte neanche i redditi degli italiani negli ultimi dieci anni eh, le pensioni sono il rapporto, tra spesa per pens tra pe il rapporto tra pensione media e reddito medio è aumentato non perché il pensionato sia diventato molto più ricco, ma perché è stato protetto dalla crisi che ha avuto invece l'economia italiana. Chi ha pagato di più la crisi sono stati i giovani. Infatti eh, anche lì le statistiche sono molto chiare. Il livello di povertà per i pensionati è rimasto più o meno uguale. Per i giovani, fino a 25-34 anni è aumentato molto più rapidamente uno può anche dire è eh già ma l'anziano riceve la pensione e poi la passa al figlio che è disoccupato il che è vero, però uno si deve chiedere ma forse eh, il, 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 il giovane è disoccupato perché le tasse sul lavoro sono alte perché bisogna pagare le pensioni, quindi è una specie di circolo vizioso che si crea la realtà purtroppo è che l'economia italiana è andata male negli ultimi vent'anni non abbiamo ancora recuperato, poi in particolare negli ultimi dieci anni, non abbiamo recuperato ancora il livello di reddito pro capite che avevamo nel 2007, e quindi, in questa situazione in cui la coperta è molto stretta, sembra a tutti di stare male. Ma chi sta peggio eh, attualmente in Italia sono, sono i giovani e le famiglie con figli e le famiglie con figli. Il reddito di cittadinanza da questo punto di vista era un provvedimento giustificato, nel senso c'era la necessità di sostenere chi è in difficoltà. Poi è stato fatto male, nel senso che hanno beneficiato di più dal reddito di cittadinanza eh, i single, cioè quelli che non hanno figli, quando invece la necessità maggiore erano le famiglie con figli, famiglie povere con figli, quello era l'obiettivo. Invece in termini relativi hanno ricevuto di più. I singoli, soprattutto i singoli del nord, rispetto al singolo del sud, perché il costo della vita nel sud è molto più basso che nel nord. La L'Istat ci dice che il livello, la soglia di povertà, cioè il livello di reddito che serve per comprare un certo pacchetto di beni eh, alimentari, di vestiario, eccetera, l'affitto, nel sud, in una città del sud con meno di 50.000 abitanti, il una soglia di povertà è inferiore ai 500 euro. In una città del nord come Brescia, delle dimensioni di Brescia, è di circa 820 euro. Ma il reddito di cittadinanza è, stato, è uguale in tutta Italia, 780 euro per tutti. È stato fatto male questo provvedimento. E lei, tra l'altro, mi ricordo, ha detto da una parte che sarebbe bello far andare in pensione ad esempio chi fa più figli. cioè si potrebbero immaginare sì. no, delle politiche di questo tipo. Allora, questo. Bisogna fare un passo indietro perché il problema del, delle riforme delle pensioni, bisogna lavorare più a lungo, deriva fondamentalmente da due sviluppi che ci sono stati negli ultimi decenni. Il primo è buono, si vive più a lungo. Quindi se io, se io tengo invariata l'età a cui vado in pensione e vivo più a lungo, lo Stato deve pagare pensioni per un periodo più lungo. Siamo tutti contenti di vivere più a lungo, questo è un fatto positivo. L'altro fatto però è molto più negativo e problematico. Abbiamo fatto meno figli, abbiamo fatto meno figli. Il tasso di fertilità, il numero medio di figli per donna che alla fine degli anni 60 era di due figli e mezzo per donna, nel giro di 15 anni è sceso a 1,4% tra l'altro anche questa è una cosa che spesso non si sa uno dice la, la, la crisi demografica non si fanno figli perché negli ultimi dieci anni c'è stata la, la crisi economica no, il crollo del numero medio di figli per donna è avvenuto in un periodo brevissimo di 15 anni, tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni, la metà degli anni 80 si è scesi da 2,5 a 1,4 quant'è adesso il numero medio di figli per donna? 1,3 eravamo già a 1,4 alla metà degli anni 80 allora si sono fatti. Poi, ovviamente, ogni anno si raggiunge il numero minimo di figli perché c'è l'onda lunga della riduzione del tasso di fertilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che se vent'anni fa c'erano meno nati, dopo vent'anni ci sono meno genitori potenziali, e allora il numero dei nati continua a scendere. Ma il crollo del numero di, di, di nati per donna, il numero di figli per donna, è avvenuto in quei 15 anni, è stata la mia generazione, quando sono del 54, sono arrivato a 20 anni nel 74. Infatti mio fratello non ha fatto figli, tanti miei compagni di scuola non hanno fatto figli. Allora quali conseguenze ci sono per il sistema pensionistico? Ma è facile immaginarsi, immaginatevi l'Italia come un'isola dove ci sono due genitori e due figli e si va avanti così di generazione in generazione. Nasce sempre un maschio e una femmina, lasciamo perdere i problemi di incesto e ogni e lì si va avanti di generazione in generazione si fanno due figli, due genitori. In questa isola felice c'è una regola, a 60 anni si va in pensione. Perché? Perché a quel punto comincia a farti male la schiena, non ti va di arrampicarti più sulle palme e tirare giù le banale o le noci di cocco, ci vanno i figli, te le portano giù, eccetera. E si va avanti così. Tutti sono contenti finché arriva una generazione in cui decide di non fare figli. Perché? Perché così non dobbiamo cambiare i pannolini, abbiamo più tempo per andare a nuotare e ci mangiamo anche le banane che avremmo dato magari invece ai figli. E vanno avanti benissimo, mangiano anche tante banane. Arrivano a 60 anni e dicono: ah, Nella legge c'è scritto che adesso noi, è sempre stato così, noi smettiamo di lavorare. Si guardano intorno e non c'è nessuno che si arrampica sugli alberi. E che cosa fanno? Se la prendono con la Fornero. No, perché... Cioè, perché? Notoriamente. Questo è quello che è successo in Italia. Prima non facciamo figli, poi ce la prendiamo con la Fornero perché ha dovuto fare l'area. Poi la, la, qual è l'elemento di verità nella riforma della Fornero? E ovviamente lì c'è stato un problema grosso, il periodo di transizione, non c'è stato un periodo di transizione da un giorno all'altro, ci sono stati cambiamenti molto grossi, a questo si è in parte rimediato con otto salvaguardie. Eh, però, insomma, il problema esisteva, la riforma è stata fatta molto rapidamente, non era perfetta, ma il problema fondamentale è questo calo, crollo demografico, non si, so, non si fanno figli e poi fortunatamente c'è l'aspetto positivo che si vive più a lungo. Visto che parla delle banane, la porta un po' in campo ortofrutticolo. A un certo punto lei parla <ride> ah, di meloni, forma. intesa però come politica, che parla di zucchine di mare. E allora si chiede, se saranno forse i cetrioli di mare? Ma in tutti i casi si scopre che l'Europa decide tante cose, compresa le misure delle banane, ma non è che si occupa tutto il giorno delle misure e di queste cose. Professor Cottarelli, no, dunque, il... Partiamo dalla Meloni: questa è, è una delle bufale che hanno circolato più liberamente in Europa perché eh, insomma, si è usato questo argomento anche per spiegare perché ci doveva essere la Brexit, perché l'Europa ci impone la forma delle banane. Qual è la verità? La verità è che in ogni paese, in questo caso in ogni area a commercio comune, esistono degli standard di qualità. Se tu vuoi dire che questa banana ha una, è di qualità A e non di qualità B o C, deve, la banana deve avere certe caratteristiche. E queste caratteristiche sono definite dall'Unione Europea perché sono parametri comuni, c'è un mercato comune e i paesi hanno chiesto alla Commissione Europea di definire questi parametri che devono valere per tutti. Se non c'erano quei parametri ci sarebbero stati dei parametri nazionali. Ma questo non vuol dire che le banane non possono circolare se non hanno una certa, se non hanno una certa forma. Le tutte le banane possono circolare. Però se vuoi dire che una banana è di qualità, di una certa qualità, deve avere certe caratteristiche. Poi c'è stata la storia delle vongole, che non si possono pescare vongole sotto una certa dimensione, che si viene multati. Questa cosa non ci sta nel libro, ma me la dico perché me l'ha raccontata... Un vongolaro? Ma, no, no, me l'ha raccontata Matteo Feltri. Che è un bravo giornalista, quindi credo sia vera la cosa. Mattia Feltri. Sì, che Ma peraltro adesso le confesso, so che la raccolta nel Ferrarese dove i vongolari gli hanno spiegato. Comunque ci, cosa. Dica, ci dica. Allora, qual è la storia? Che l'Europa le, ci impone che le vongole devono avere una certa dimensione, altrimenti è peccato mortale pescarle. Ora, questo è abbastanza ovvio come cosa: nel senso che in ogni paese esistono delle norme. Non puoi andare a eh, uccidere o pescare in questo caso organismi che sono ancora in crescita, perché altrimenti si elimina la specie. E quindi è normale che ci siano regole di questo genere. E di nuovo ogni paese aveva queste regole prima che si decidessero regole a livello comunitario. La cosa interessante che ha scoperto eh, Mattia Ferti è che quando la Commissione ha dovuto determinare quali erano le dimensioni delle vongole eh, per, oltre, al di sotto delle quali non si potevano comprare, è andata a prendere il paese che ha le coste più ampie in Europa e ha preso le regole di quel paese e quelle regole erano le regole italiane. Quindi adesso noi ci lamentiamo che l'Europa ci impone delle regole che ci siamo inventati noi. Sulle zucchine di mare non ci ha detto nulla però, no, le zucchine di mare... No, lì però... c'è stato eh, sì. anche un lapsus sì. da parte della mia. È, no? è divertente. Allora le chiedo, prima di aprire il microfono al pubblico, visto che c'è davvero tanta gente e mi piaceva che prima di lasciarla qualcuno potesse fare una domanda, una ventata d'ottimismo me la dà? Cioè è previsto dal codice <ride> Cottarelli? Insomma. Cioè, perché... Di solito, cioè, io mi immagino che la pagella sua vada dallo 0 al 6, cioè nel senso che quando allora. esamina... Diciamo che la domanda è sbagliata, in che senso? <ride> Perché non esiste la manciata di ottimismo? No, spesso, mi chiedono, spesso mi chiedono, ma dottor Quattorelli, lei è ottimista o pessimista? E la mia risposta è che è impossibile dire quale sarà, sappiamo, è impossibile dire qual è il futuro. Io però so soltanto una cosa: se non facciamo qualcosa per migliorare le cose, siamo sicuri che le cose non cambiano. Quindi io non so se quello che uno, uno di noi può fare o che fa avrà successo per migliorare la situazione italiana, però una cosa sono sicuro, se non facciamo qualcosa non migliora. E questo è uno stimolo, non sarà essere ottimista sul futuro, non lo so, però è uno stimolo a fare qualcosa per il paese. Mettersi in gioco, mi non piace questa espressione, mettersi in gioco, scendere in campo. So l'hanno fatto alcuni, l'hanno al fa, detto, l'hanno fatto, eccetera. Io vedo il mio ruolo adesso come quello che cerca di... Uh, spiegare le cose nel modo più chiaro possibile perché ci sia un cambiamento in qualche modo dell'opinione pubblica. Nel mio piccolo lo faccio, spero che altri mi imitino, ho aperto questo osservatorio sui conti pubblici per dare chiarezza ai conti pubblici, l'anno scorso ho fatto circa 500 eventi pubblici. E insomma, cerco di fare... Io so che bisogna, ognuno di noi si deve sforzare per fare qualcosa del genere, perché altrimenti rimarremo sempre purtroppo... Come siamo da due decenni il fanalino d'Europa, perlomeno in termini di crescita. Abbiamo un paese bellissimo. Adesso io, io scrivo i libri per dire che ci sono problemi, eh, ho scritto i libri sui sette peccati capitali. È inutile che stia qui a lodarvi quanto bravi siamo anche a livello internazionale. Ci invidiano tante cose dell'Italia, a parte la bellezza dell'Italia, questo non, è, è inutile ripeterlo: siamo il paese più bello del mondo. Ma ci invidiano tante capacità che abbiamo, la capacità di reagire che abbiamo in termini di crisi e in una situazione di crisi non si trova in altri paesi tant'è vero che si dice in un team in, un, in una squadra internazionale ci deve essere sempre un italiano perché in una situazione di emergenza l'italiano riesce comunque a trovare una soluzione non so, Quindi, so se abbiamo... l'ha detto Enrico Letta che l'aveva nominato sì, sì, commissario, l'ha le raccontato penso. infatti che a sì, Parigi sì, no? c'è cioè, questa la... cosa molto interessante cioè prende gli studenti fa analizzare loro un caso concreto già vero, ci aggiunge una cosa che non funziona gli studenti di diversi paesi dicono: Guardi, professore, non funziona, non si può fare. E gli italiani hanno già trovato la scorciatoia, esatto, che è, è una vero. cosa però straordinaria. È vero, questa capacità noi ce l'abbiamo. La debolezza è che una volta passata l'emergenza, eh, ci, ci rilassiamo un po' dopo. Quindi questo è l'elemento positivo, ottimistico. Abbiamo delle grandi capacità. Se risolviamo i nostri difetti, diventiamo la più grande nazione del mondo. Per cui è un po' come Jessica Rabbit, come dire. Dicevo un po' come Jessica Rabbit, non è cattivo, la disegnano così. Ne, per, eh, volevo da. chiedere una cosa, visto che è venuto fuori Letta, tutti i suoi appunti sulla Spending Review, secondo lei, che fine hanno fatto? Li hanno imboscati? Tutte le no, cose cioè... che aveva detto che andavano fatte nel paese? Io ce li ho ancora, nel caso qualcuno, Ma... me li chieda. <ride> Metti mai. Ce li ho ancora nel mio ufficio. Possono venire utili. Possono venire utili, non si sa mai. A dimostrazione che si è fatto poco. Insomma, l'idea era buona, ma si qualcosa è fatto poco. si è fatto, ma insomma è stato molto, abbastanza poco. La principale riforma che è stata fatta in conseguenza del mio lavoro: riforma vera è stata la riforma degli acquisti della pubblica amministrazione. Però poi la, la riforma si è arenata. Cioè, l'idea era se compri in, aggr in aggregato risparmi qualcosa si è risparmiato però poi la, si è arenata la cosa bisognerebbe farla ripartire era dato anche un alto valore alle cose simboliche no? tipo le auto blu, c'erano cioè delle cose che magari producevano pochi risparmi qualcosa, qualcosa sull'auto blu è stato fatto a livello di qualche ministero romano ma eh, a livello decentrato si è fatto molto poco qualche taglio per esempio nel ministero dell'economia quando una volta si arrivava il cortile era pieno di auto blu Adesso ce ne sono un po' di meno. Però o le dalle... parcheggiano altrove, no? Mi chiedo è no, 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 un, un po' di riduzione c'è stata, però si poteva andare molto. E poi, soprattutto, c'era un censimento delle auto blu fatto bene, disponibile ogni mese, quello è sparito. Per ma cui io no, ho qualche dubbio a che punto stiamo, non lo so. No, comunque se vuole glielo pubblico a puntate sul giornale, se c'è il malloppo, perché così eh. facciamo tornare vive quelle parole importanti. Grazie, professor Cottarelli. Grazie, Grazie. davvero. C'è il, il tempo per alcune domande per cui vi chiedo di essere molto brevi. Se le ragazze mi aiutano col microfono, grazie. Se no posso fare anche come Floris i chilometri che mi farebbe anche bene alla salute. Ho visto già un braccio alzato qua, poi ne vedo altri. Prego, chiedo a tutti di essere rapidi, è l'unica sì, cosa che sì, vi chiedo. Prego. Rapidissimo. Dottor eh, professor eh, Cotarelli. Johann Wolfgang Goethe diceva a proposito dell'economia: eine Flohmarkt, und die Gesetze des Marktes, zu erleben. Traduco per chi non, eh, non sa il tedesco: se ne volete sapere di più in economia, visitate un mercatino delle Pulci. Certamente è una forzatura, ma c'è una parola che rimbalza senza troppe chiacchiere consapevolezza, ripeto e sottolineo consapevolezza che il primato dell'economia sulla politica è un fattore di decadenza cosa ne pensa lei? Beh, io ho sempre detto che le decisioni le devono prendere i politici e non i tecnici questo non c'è dubbio l'idea che decisioni nel campo, nel campo della finanza pubblica siano prese da, dai tecnici è completamente sbagliato non c'è niente di più politico delle decisioni sulla spesa e sulla tassazione. Questo mi ricordo lo disse, me lo disse Gordon Brown, eh, cancelliere dello scacchiere inglese un po' di anni fa, perché le decisioni di finanza pubblica hanno a che fare con la tassazione, la spesa e quindi con trasferimenti di soldi da un settore all'altro, non c'è niente di più politico. Detto questo, eh, dire che i politici devono avere l'ultima parola non vuol dire che possono ignorare il quelle che io chiamo le leggi economiche sappiamo, non sono leggi come le, le leggi della fisica ma diciamo i comportamenti economici perché se lo fanno imbrogliano cioè fingono di non sapere come funziona il mondo come funziona il mondo in conseguenza dell'operato delle singole persone quindi il politico deve tener conto del fatto che io posso scrivere nella legge una cosa ma se poi la gente, cioè chi vive nell'economia chi sta nel mercato delle pucci aggira la regola Oppure utilizza la regola a proprio vantaggio? E se io non capisco questa cosa, il politico può dire qualunque cosa e poi i risultati saranno diversi. Grazie, prego. Buonasera, senta, volevo chiedere: prima lei ha parlato della costituzione del debito pubblico e come l'abbiamo avuto questo debito pubblico, però ha, ha dimenticato la parte fondamentale. Divorzio Banca d'Italia, Ministero del Tesoro. Sappiamo sì. che in nove anni il rapporto debito-PIL dell'Italia dal 56,4% è andato al 120%. Io dico che questo è il debito pubblico. Nel libro c'è. della Vecchia Repubblica. Nel, nel libro c'è. Sì, sì, tra certo, questa è una delle, delle cose che vengono più dette. Il debito pubblico è stato creato da due deficienti. Carlo Zeglio, dice Ciampi, così, Carlo Zeglio Ciampi o And Beniamino Andreatta che nel 1981 si svegliano un mattino, erano di cattivo umore e decidono che ci sarà il divorzio. Cos'è il divorzio? La decisione per cui la Banca d'Italia non avrebbe più finanziato a rubinetto il governo italiano e che quindi i tassi di interesse sarebbero aumentati. Allora, eh, questa cosa, io questa, questa domanda, domande di questo tipo sono molto frequenti. e Addirittura, eh, un paio di anni fa, in una presentazione che ho fatto alla statale di Milano, un signore mi ha detto questa cosa, in tono molto, anche lei come ha detto, pacato, perché delle volte la gente si arrabbia molto su questo, ha detto: Toccarelli, era talmente sbagliata questa operazione che ci deve essere stato un problema di mazzette. Cioè, Andreatta e Ciampi devono aver guadagnato personalmente per aver preso questa decisione. O saranno stati poteri forti. Allora, il motivo per cui si è presa quella decisione e quindi i tassi di interesse sono stati aumentati era che la gente si era completamente stufata di vivere in un mondo con l'inflazione al 15, al 20%. Questo mondo eh, era il mondo degli anni 70. In quegli anni il debito pubblico era cresciuto. Comunque, perché noi abbiamo finito gli anni. 60 con un debito al 30%. Ma non era cresciuto tantissimo. Dal 30% si era passati, come ha detto il signor, al 56%. Perché non era cresciuto? Perché la Banca d'Italia teneva bassi i tassi di interesse nonostante un'inflazione elevata. Ma cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che c'era una tassa nascosta. La tassa di inflazione, per cui il risparmiatore veniva tassato. Per questo, negli anni '70 il debito è aumentato meno, perché c'era una tassa nascosta. Questa cosa però non piaceva a nessuno, certo non piaceva ai risparmiatori, ma in generale non piaceva avere un'inflazione così alta, una liretta che continuava a svalutarsi. Ed è per questo che nel libro si cita, come lei ha detto, si cita Celentano che cantava Svalutation la lira che ogni giorno va sempre più giù era diventata l'ossessione questa inflazione diventata l'ossessione c'era Celentano che cantava quello c'era Rino, Rino Gaetano che cantava Gianna 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 difende il suo salario dall'inflazione perché l'inflazione erodeva il potere d'acquisto dei salari c'era Lucio Battisti gelato, Lucio no? che cantava 1980 canzone al cinema di Bogol Martisti il dialogo tra i due, lui e lei vuole un gelato, è aumentato. Ma io me ne ricordo gli anni 70 quando c'era questo enorme problema di inflazione. E si è detto: in Italia e in tutto il mondo basta con questa cosa, aumentiamo i tassi di interesse, l'ha aumentata la Banca Centrale Americana, ha aumentato i tassi di interesse, lì non c'era nessun divorzio, i tassi di interesse sono aumentati. E allora l'inflazione è scesa, la gente aveva più interesse a tenere i soldi un po' in tasca e non cercare di andare a comprare marchi tedeschi perché ci guadagnava, per esempio, ma ci guadagnava più soldi a tenere i soldi in tasca perché i tassi di interesse erano più elevati. E il, il problema è che ovviamente il costo di questo era che lo Stato rendeva palese una tassa che prima era nascosta, prima c'era la tassa di inflazione. Con l'aumento dei tassi di interesse al governo è diventato palese che il governo doveva pagare di più per interessi e allora avrebbe dovuto intervenire introducendo una tassa palese o tagliando la spesa pubblica. Non l'ha fatta ed è per questo che negli anni 80 il debito è accelerato e è arrivato al 100% e poi in conseguenza, non dimentichiamoci, c'è stata anche la crisi del 92-94, il, il PIL è sceso, si è arrivati al 120% come ha detto il signore nel, 1900, nel 1994. Dottor Calabrà? Prima lei, professor Cottarelli, ha toccato il tema delle banche eh, ricordando quello che è stato la storia dei salvataggi. Negli ultimi dieci anni sono successe tante cose in Italia, ci sono stati dei dissesti bancari e eh, anche situazioni in cui ci sono alcune banche che oggi non ci sono più, altre che sono rimaste. La sua visione oggi del sistema bancario italiano post-crisi e post-crisi finanziaria e la previsione per i prossimi anni? I nostri clienti, i clienti italiani rispetto al sistema bancario possono stare tranquilli oppure lei vede ulteriori scenari negativi? Allora, al contrario per esempio delle banche tedesche che sono andate in difficoltà perché avevano fatto operazioni di carattere speculativo, i derivati, le nostre banche hanno subito gli effetti della crisi. Quando in un paese il reddito, cioè il PIL, la produzione cade di 8 punti percentuali nel giro di pochi anni, purtroppo è inevitabile che qualche banca vada in crisi e, le e anche che le banche che non sono andate in crisi palese hanno accumulato sofferenze bancarie, cioè prestiti che non venivano ripagati. Negli ultimi anni c'è stato da quel punto di vista un chiaro miglioramento, l'economia le italiana prima di tutto ha ricominciato a crescere, adesso siamo piatti però dal 2014 al 2018 l'economia italiana cresceva e a questo punto i conti delle banche sono migliorati, si sono ridotti anche sulla pressione forse eccessiva del, degli, degli enti internazionali, le banche hanno ridotto le sofferenze bancarie in, in, nei loro bilanci in quel periodo la profittabilità è stata bassa però adesso si sta, si sta recuperando Quindi il problema se l'economia italiana non va in un'altra crisi le banche eh, a quel punto lì le banche condividono dei, hanno ancora dei problemi ma sono gli stessi problemi che hanno tante altre banche nel resto del mondo sono problemi legati soprattutto agli sviluppi tecnologici eh, quali sviluppi tecnologici? il fatto che per esempio non è più necessario andare in banca per Uh, usufruire dei servizi bancari come dicevo prima, eh, mia figlia che ha 25 anni, 25 anni e mezzo, non è mai andata in banca. Non ha mai avuto Io, quando avevo 6, 7, 8 anni, avevo il mio libretto di risparmio, andavo in banca depositavo. E conoscendola, discuteva anche sui tassi: dei no? cioè... tassi di cambio, già era una cosa. E ovviamente negli anni 90 invece c'è stata una grande espansione del numero di sportelli bancari, di filiali delle banche e così via. Questo è un fattore oggettivo che coinvolge tutto il sistema bancario del mondo. C'è un altro problema, in un periodo come siamo di tassi di interesse bassi che rimarranno secondo me per parecchio tempo, forse non si sa ma è possibile. E le banche hanno difficoltà a guadagnare da quella che è la loro tradizionale attività, prendere a prestito depositi e prestare. Le banche italiane hanno mostrato rispetto ad altre banche di altri paesi la capacità a, di, nuovo, di uscire dalle difficoltà inventandosi nuove cose, iniziando a fornire nuovi servizi finanziari che magari prima non, non, non fornivano. Quindi nei prossimi anni io non vedo in generale una situazione particolarmente prospera delle banche, che rimane comunque, delle banche mondiali che rimane comunque una situazione sotto pressione per questi, in conseguenza di questi cambiamenti tecnologici. In questo quadro se non c'è una crisi in Italia eh, vedo le banche italiane in una posizione relativamente migliore de degli altri paesi perché hanno avuto più capacità di innovare in questi settori. Rimane il problema che se invece l'economia italiana rimane Fragile, perché abbiamo un'economia purtroppo fragile, e allora poi ancora le banche ci vanno di mezzo le banche, cioè allora ci vanno di mezzo anche le banche se l'economia andasse in crisi. Noi abbiamo un'economia un adesso che è abbastanza stabilizzata, non cresciamo molto, però se il cielo internazionale rimane azzurro, se i mercati internazionali rimangono di buon umore, a meno che facciamo qualche stupidaggine noi noi riusciamo a stare a galla però siamo una nave che ha ancora sopra la linea di galleggiamento tante falle e se non le ripariamo quando c'è un temporale allora c'è davvero il rischio di andare sotto allora bisogna approfittare di questo periodo ancora relativamente buono dell'economia mondiale per riparare le falle posso concludere con una battutaccia? certo Voglio concludere perché perché deve andare. Chiedo scusa a chi vuole fare altre Voglio domande. Concludere ma abbiamo con già con bat una battutaccia. Quando io ho raccontato questa storia, cioè la, la mia storia che vi ho appena detto è che l'economia italiana non sta in condizioni stupende. Siamo un po' in difficoltà, però non palesi. Eh, ma non stiamo messi benissimo, cresciamo poco, siamo un po' i fanali dell'Europa. Abbiamo tante falle e dobbiamo ripararle. Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare le riforme che sono necessarie. Però questo non è, non è sufficiente dobbiamo anche sperare di essere fortunati e che per un po' di anni l'economia mondiale vada bene che non ci sia una crisi tipo del 2008 2009 perché a quel punto lì eh, possiamo andare il cielo diventa, ci sono le nuvole il mare va in burrasca e allora ci sono rischi allora quando ho raccontato questa storia che bisogna fare le cose ma bisogna anche essere fortunati bisogna fare le cose perché non stiamo messi benissimo ma bisogna anche essere un po' fortunati Stavo a Brugherio, una delle prime volte che l'ho raccontata, stavo in un cinema teatro vicino a Brugherio, vicino a Milano. Alla fine della presentazione si alza un signore e mi dice, dottor Cottarelli, io ho capito tutto. Siamo in una situazione difficile, siamo finiti in un cul de sac e per uscirne ci vuole un sac de cul. <ride> mi sembra un ottimo finale. Grazie. Allora, grazie all'università, grazie alla cassa di risparmio Sparkasse. Non riusciamo più a fare la domanda perché deve proprio correre. In un tempo liquido, come l'avrebbe definito il sociologo Bauman, serve una bussola. Grazie per averci aiutato con la bussola. Grazie.